andata e ritorno, un libro di narrativa pubblicato da Libero di Scrivere, e lo ha scritto una modella che ci ha detto addio alla moda dentro un ascensore. Mi speriamo di sentirla adesso. Buonanotte, pronto, buonanotte. Ilaria Caprioglio è lei, sì? Sì, esattamente, ecco. Sono io. Allora, io ho questo suo libro davanti agli occhi, no? Mi racconta un po', lei amava la moda, voleva fare la modella appena finito la maturità, è così? Esattamente, sì, ho appena finito la maturità scientifica, avevo questo sogno, come forse tante ragazzine, vedevo queste modelle splendide sulle copertine dei giornali e dicevo chissà che vita faranno queste donne. Ma lei cosa si immaginava? Mi immaginavo le luci del mondo della moda, mi immaginavo i viaggi, mi immaginavo i fotografi, i set fotografici, le sfilate, i grandi stilisti. E così iniziai, mandai delle foto a una rivista francese, vinsi un concorso in Italia, il Supermodel of the World, e così volai a Los Angeles, a finale internazionale. Però voglio dire, per far questo doveva essere assolutamente dotata, non è che si vince un concorso internazionale così, Sì, sicuramente l'altezza c'era, 1,81 m, il fisico c'era, ero fotogenica, quindi avevo le carte in regola per fare la modella ad alti livelli, quello sicuramente sì. E così volai a Los Angeles per la finale internazionale di questo concorso di modelle. E a Los Angeles mi resi subito conto di essere salita su un carrozzone scintillante, ma era un po' come una giostra dove tutto girava veloce e tu non eri più padrona delle situazioni. Dopo quanto se ne è accorta? Dopo poco, era un mesetto che ero lì e mi ero resa conto che comunque ti organizzavano le giornate, ti organizzavano il lavoro e le serate anche, perché poi erano tanti i parties, come le chiamano loro, dove appunto bisognava andare, c'era un po' di tutto, c'erano gli addetti ai lavori e c'erano anche i non addetti ai lavori. Ma tutto molto finto, molto ipocrita, o no? È molto ipocrita, sì, devo dire soprattutto molto ipocrita tutto quello che gravita intorno al mondo della moda, perché il mondo in sé è un mondo di lavoro, cioè è business, girano veramente milioni e milioni di euro, per cui gli addetti ai lavori sono molto seri, molto competenti e sono tutte le persone che ci stanno intorno che lo sono un po' meno, e io ho avuto la sfortuna di imbattermi in uno di questi personaggi proprio di ritorno da uno dei tanti party serali. Mi ero defilata, era un ascensore, io mi defilavo già allora, altri tempo, no? Cercavo di andarmene via un po' prima, avevo preso l'ascensore per salire su in camera in questo grande albergo e avevi la sfortuna di prendere l'ascensore con nella trasposizione del libro ne parlo del titolare di una grande casa di moda parigina, e prese appunto l'ascensore con lui con un certo imbarazzo, perché comunque era una ragazzina di 18 anni e in ascensore ci provò subito. E quest'uomo era fra l'altro uno dei membri della giuria del concorso. Ci provò, io nell'ascensore ero abbastanza imbarazzata, quando poi uscì al piano sollevata perché finalmente stavo per andare in camera mia, lo sentì proprio da dietro che mi afferrò e mi buttò per terra. Ma lei si difese? E non mi difesi perché la cosa che ricordo ancora adesso è proprio l'essere pietrificata. Non avevo più assolutamente reazioni, ero un pezzo di ghiaccio, sentivo l'alito, sentivo il suo alito sul mio collo, sentivo le mani, sentivo tutto, però non riuscivo a muovere, non riuscivo neanche a gridare, era proprio come se fosse sotto un incantesimo, io nel libro lo definisco un incantesimo pietrificante, immobile. Fortunatamente, non so quantificare dopo quanto tempo, sentì il suono dell'ascensore al piano e uscì un altro uomo e materialmente mi tirò via di dosso il mio aggressore. Da quel momento io iniziai a prendere le distanze dall'avvenimento. Ovviamente non pensai assolutamente a denunciare la cosa. No, dall'avvenimento o anche dalla moda prese le distanze? No, dalla moda no, perché no, poi... No, per capire io. No, assolutamente, dalla moda no, perché poi io comunque arrivai fra le prime 10 finaliste del concorso internazionale, ritornai a Milano, iniziai a lavorare per l'agenzia di modelle
milanese, per quella newyorkese, per quella parigina, e iniziai a essere un po' travolta dai vari giri che una modella fa per il mondo e soprattutto non mi permisi più di pensare di tornare con la testa a quell'episodio. Ha L'avevo fatto bene, completamente scusa. rimosso. Ha fatto bene a mio parere, L'ho completamente rimosso, però dentro di me qualcosa è rimasto, perché io da quel momento ho iniziato a entrare in lotta, in conflitto con il mio corpo. Io ho iniziato a capire che il mio corpo aveva innescato i desideri di un uomo e quindi ho iniziato ad avere proprio il desiderio di annullare il corpo, annullare il quindi a corpo, ingrassare. a dimagrire, a smettere praticamente di mangiare. Io arrivai a mangiare una mela al giorno, la dividevo in tre parti, La cosa una orribile, colazione, una proprio pranzo e una la cena. strada per l'anoressia. Io diventai, sì, arrivai a pesare 49 kg, 48 kg, quindi ero proprio uno spettro e dopo un bel po' di anni però già che lavoravo mi ritrovai a Monaco di Baviera per fare dei servizi fotografici e mi ricordo benissimo proprio il momento del mio crollo. Stavo correndo con le cuffiette presso l'English Garden, vidi un mio manifesto grande di una campagna pubblicitaria e in quel momento lì mi crollò tutto. Perché capì che quella soddisfazione non ripagava Certo. l'amarezza, la sofferenza, il senso di solitudine, di sradicamento che avevo Quanti anni vissuto. aveva Italia allora? E io iniziai ai 19 anni con il concorso e verso i 24-25 mi crollo e quindi poi iniziai a soffrire disturbi appunto del comportamento alimentare e dall'anoressia passai alla bulimia. Di conseguenza ingrassai molto e ingrassando in quell'ambiente lì ti mettono in stand-by, Beh, per ovvero tu forza, non certo. corrispondi più alla ragazza del book fotografico e quindi il tuo agente di moda non ti chiama più. Certo, devo dire, ha fatto un percorso ben accidentato lei. Probabilmente è tutta colpa di quel disgraziato che ha cercato di abusare di una ragazzina di 18 anni quando ci chiude l'ascensore. Io cerco sempre poi di trovare gli aspetti positivi, nel senso che poi quell'esperienza lì nella moda comunque mi ha arricchito, mi ha fatto vivere in 5 anni delle esperienze, una vita molto accelerata, che con luci e ombre comunque mi ha dato tanto. E un episodio così poteva capitarmi anche da studentessa No, universitaria che va a certo, sì, prendere vabbè, che il vuol treno dire, sì. un po' più Ma tardi, se ecco lei potesse appunto. con la bacchetta magica, rifarebbe la modella? Sì, Adesso lei mi pare che sicuramente fa sì. l'avvocato, sbaglio? Io adesso faccio l'avvocato, sì, principalmente sono mamma di 3 splendidi bimbi, però Ah, faccio anche tre. l'avvocato. Auguri. Cioè lei ha Grazie. smesso di fare la modella, ha fatto tre figli e più l'avvocato. E scrivo, sì, ne ho scritto il primo romanzo e adesso ne ho scritto un secondo, sì. Questo Milano Collezioni. Milano Collezione da Tritorno è il primo e poi ho scritto Gomitoli Srotolati, che è un altro romanzo che parla di Eros e Thanatos, vita e morte, quindi completamente sganciato Non lo dal mondo sapevo della di moda, sì. quest'altro, no, no. Beh, mangiamo un attimo di tempo, perché tre figli quanti anni hanno? Il più grande ha 12 anni, il secondo ne ha 8 e la piccolina ha 5 anni. Lei è un E io fra avvocato. l'altro mi sono proprio convinta a pubblicare il primo romanzo, Milano Collezione da Tritorno, proprio perché ho avuto la bimba. Perché tante persone mi dicevano, Ho seguirà le capito. orme della mamma, farà la modella. Subito di primo acchito rispondevo assolutamente no. Poi però ripensandoci ho detto perché precludere comunque un'esperienza così, Cioè, che ma per quanto tanto sua figlia farà quello che terrà. che vorrà sicuramente, Lei è desidera ser civilista o maestro. penalista? Io sono tributarista, faccio Tributarista. tributario, sì, principalmente faccio tributario. Ma è certo una vita intensa, perché e non ha rimpianti per le sfilate, no? No, perché io ho provato a fare quel lavoro per curiosità, per vedere quell'ambiente dall'interno, per capire il meccanismo, per capire come si muovevano le E lo persone, come. consiglierebbe? È una bella domanda. Non direi di no. Allora, se una ragazza ha le carte in regola per farlo, deve farlo a certi livelli, a livelli alti, è un'esperienza che sì, può essere destabilizzante, come è stato per me, che però comunque può anche arricchirsi Ma è anche parecchio, molto perché. difficile che una persona sia in grado di decidere se può farlo o non può farlo, cioè se ha le carte in regola o meno, no? Ma no, guardi, Costanzo, è semplicissimo, basta che vada in un'agenzia importante, seria, e l'agente appena la vede dice immediatamente viene a lavorare con noi o non venire a lavorare con noi. L'importante è che tante ragazze si illudano
aiutano, pensano di poter farlo. Allora cosa succede? Vanno in agenzie piccole, le agenzie piccole le mandano a fotografo, no, il fotografo dice guardi, 1000 euro, ti facciamo book fotografico. Eccolo, e poi se lei ha trovato quello all'ascensore, troppi ne trovano lungo la strada, dai. No, è qualsiasi è pericoloso, però se uno ha le carte in regola può provare a farlo, è un'esperienza, ci sono luci e ombre, è un'esperienza comunque di vita. Ma lei, insomma, è stata brava perché è riuscita a fare, no? E poi a cambiare, a fare tre figli, più l'avvocato tributarista, più scrivere libri. Ma forse anche perché i miei genitori, quando appunto vinsi il concorso, andai in America, mi dissero va bene, fai la tua esperienza, fai quello che vuoi, sappi però che ti devi laureare. Beh, quindi io, e lei si laureò, tanto per non perdere nulla. Sì. È brava. Mi laureai a 27 anni anziché magari a 24, però lo feci. Il mio problema è che è stato poi rientrare nel mondo dello studio. Guardi, mi pare che lei abbia dentro di sé una determinazione. Allora, voglio dirvi che abbiamo parlato di Milano Collezioni Andate e Ritorno, un libro di Ilaria Caprioglio pubblicato da Libero di Scrivere, ed è interessante perché è veramente una full immersion nel mondo della moda da una protagonista, cioè da chi l'ha vissuto tutto questo. Io le faccio molti auguri. Grazie, complimenti, grazie per le sue attività, vi farò mandare l'altro suo libro. Sicuramente. E casomai ci risentiamo, ok? Va bene, buonanotte. Grazie ancora, buonanotte Ilaria, buonanotte.